Amici, buonasera a tutti. Benvenuti a Francoforte. Mi trovo in una situazione un po' complicata. Mi trovo infatti nella zona più pericolosa di tutta la Germania. Francoforte è la città con più criminalità di tutta la Germania e mi trovo proprio nell'occhio del ciclone. Allora, qua siamo davanti al piazzale della stazione centrale di Francoforte. Molto famoso in Germania tutta questa storia perché è proprio un universo parallelo. Vi dico, ci ho messo un quarto d'ora a cominciare questo video perché già solo in un quarto d'ora sono successe tante cose e siamo solo nel piazzale davanti alla stazione. Das ist nicht gut. Sì. Weil sagt andere Video. Poi praticamente è successa una rissa, è arrivato un gruppo di poliziotti, adesso non so più dove siano, sono andati via da un secondo. Praticamente vedete questo vuoto nel piazzale? Questo vuoto è perché sono arrivati i poliziotti. Sono arrivati i poliziotti, molta gente si è dileguata e così. Allora, zona più pericolosa di tutta la Germania. Vi espongo un po' la situazione. In quella via lì che vedete davanti, quella via lì praticamente è un altro universo parallelo dove giorno, notte, da lunedì alla domenica succede di tutto e c'è ogni tipo di personaggio e anche ogni tipo di pericolo. Idem per quella via lì, idem per quest'altra via. In più abbiamo anche il quartiere Luci Rosse, idem per la via che va dietro alla stazione. Amici ed amiche, allora, praticamente io ho già fatto l'imprudenza di entrare in queste vie. Io ho già fatto l'imprudenza di entrare in queste vie con il telefono, il cavalletto, è stata un'ingenuità e è successo anche qualcosina. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Vabbè, allora, praticamente perché è un universo parallelo? Perché è pieno di persone in cerca di sostanze, oppure è pieno di persone che queste sostanze le vogliono vendere, oppure è pieno di persone che bevono dalla mattina alla sera, tante persone che chiedono denaro, tanti facinorosi, tante persone che vi chiedono, che vengono lì e vi parlano o vi importunano. Chi è di Francoforte conosce la situazione, situazioni che è così da anni ma che non si riesce a cambiare, non si riesce a contenere, si convive solo. Chi è di Francoforte praticamente evita queste vie, gira al largo, fa il giro più lungo. Chi non è di Francoforte molte volte passa per queste vie o comunque in questa zona parcheggia o ci cammina e rimane scandalizzato molte volte vedendo molte situazioni. Francoforte è una città piena di contraddizioni. Qua abbiamo anche il polo finanziario della Germania, abbiamo anche la sede della BCE. Vedete i grattacieli, qua c'è lo skyline di Francoforte, la piccola New York tedesca. Vedete, qua abbiamo la Deutsche Bank, una delle banche con più derivati tossici, con più debiti sulla faccia della terra. Qua abbiamo altri grattacieli. Ma non è di Francoforte propriamente che vi vorrei parlare, ma vi vorrei parlare di legalità. Di legalità, esatto, amici ed amiche. È la serie I lati belli del vivere in Germania. Io vi dico, questa non è una presa in giro. Ve lo dico da Francoforte perché farò un confronto con qualche città italiana. Ebbene sì, Francoforte è la città con più criminalità in Germania, ma piano piano vi dirò, vi esporrò i fatti e le situazioni e vi farò capire che ci sono delle città italiane che sono messe ancora peggio. Allora, uno dei lati belli del vivere in Germania è proprio la legalità diffusa e il rispetto delle regole generale, che per esempio rispetto all'Italia, ragazzi, è un altro mondo, Adesso sembra un po' strano dirlo da queste vie, sembra un po' strano, ma vi devo dire che Francoforte e soprattutto questa zona, dove può sempre succedere di tutto, sono un'eccezione nella Germania. Questo quartiere, questa zona, è un'eccezione in tutta la Germania. Oggi poi è sabato sera, ci sta. Allora, può anche essere che come numero di reati Francoforte batta Milano. Ma la cosa è che per lo più la criminalità e i reati sono concentrati proprio in questa zona. Adesso siamo in questa zona ancora, ma nella parte più calma. Quindi
molte persone, seppur Francoforte sia la città più criminale della Germania, molte persone che vivono a Francoforte in quartieri lontani da questo non percepiscono per nulla il problema. Anche molte persone che mi hanno commentato, uno dei video, dei primi video che feci qua a Francoforte, mi dissero: ma non è vero, io vado sempre in giro con mio figlio e con la mia famiglia, non ci è mai successo nulla. Ecco un'altra differenza tra una città così, diciamo, un po' sbandata in Germania e una città un po' sbandata in Italia. Vogliamo confrontare per esempio con Milano? Per esempio, ultimi giorni fa un video che ha pubblicato la nostra Alba Parietti Nazionale, che si lamentava del fatto che a Milano, del fatto che a Milano le avessero rubato tutte e quattro le gomme o le ruote addirittura della macchina. Queste cose qui non sono così diffuse in questa città, ma parliamo più in generale, o meglio più specificatamente, di tutta la Germania, non solo di Francoforte. Uno dei lati belli di vivere qua in Germania, soprattutto per chi viene magari dall'Italia, è che c'è più rispetto per le regole in generale, la legalità è più diffusa, o per meglio dire, c'è molto meno il pericolo di essere oggetto di rapine, di malintenzionati, c'è molta più sicurezza del vivere, c'è molta più sicurezza anche magari nel mandare i figli a scuola o nel mandare la propria ragazza la sera a fare una passeggiata da sola, o comunque se siete una donna andare in giro da soli per strada. Eccezione fatta per questa via, eccezione fatta per questa zona. Dove stai andando, lo sai? No? Non lo sa. Allora, ma io vi dico una cosa. Praticamente, no, non qua. Sei fuori di testa. Allora, praticamente, sul discorso che in Germania c'è più legalità che in Italia, io vi dico, non ho guardato nessun dato, perché la cosa è palese. Chi conosce bene la Germania mi darà ragione. Io ho girato praticamente, anche a livello di cittadine, ne ho girate veramente tante in Germania, e la differenza con l'Italia è palpabile, si vede subito. Ma perché? Perché c'è meno illegalità in Germania rispetto all'Italia? E questo è interessante per me dirlo. Allora, partiamo dal discorso immigrazione clandestina. In Germania in generale ci sono meno immigrati clandestini senza nessun permesso, scorazzare per le strade e fare cavolate rispetto all'Italia, molto di meno. Con questo non voglio dire che ogni immigrato clandestino sia un potenziale bandito, però anche grazie alla posizione geografica loro hanno di meno di questi clandestini, no? In Italia invece, per il discorso del Mediterraneo, dei confini marittimi e degli sbarchi, questo c'è molto di più. Poi vorrei farvi ragionare su una cosa. Mettiamo per esempio il sistema nazionale qua, praticamente sanitario. Dovete sapere che in Germania abbiamo un sistema sanitario più simile a quello statunitense che a quello italiano. Ovvero, voi come residenti in Germania dovete avere un'assicurazione medica. Se normalmente ve la paga il vostro datore di lavoro, se non lavorate normalmente ve la paga l'istituzione, l'ufficio statale del lavoro, oltre che aiutarvi a trovare lavoro, se non lo trovate a darvi dei soldi, oltre che fare questo vi paga l'assicurazione medica. Se avete altri problemi, la vostra situazione è un'altra, che non potete lavorare, esiste un altro ufficio che praticamente vi mantiene, in poche parole, chiama il Job Center. Attenzione, oh, passico rosso, vai. Passico rosso, devi correre. Che praticamente questo altro ufficio, quest'altra istituzione, no? Statale, vi mantiene e vi paga l'assicurazione medica.
voi non potete fregarvene e non avere un'assicurazione medica. Se non ve la fate pagare da queste tre entità, dovete pagarvela voi. Se non ve la pagate voi, è un casino. Cominciano a fioccare multe, cominciano a fioccare reclami, lettere. Ecco che questo qua comincia a preoccuparvi, no? Quindi voi, per esempio, è tutto un po' più controllato, no? Qua c'è un po' più un incasellamento generale. E questo qui non vale solo per la sanità, ma vale per tantissimi altri discorsi. Praticamente un altro discorso potrebbe essere quello delle multe, per assurdo. Allora, in Italia, in molti casi, quando ti fanno una multa, in molti casi non ti arriva neanche a casa. In Italia quanta gente che si prende una multa e se ne frega, non gli arriva neanche a casa, oppure gli arriva e non la paga. In Germania, sembra un esempio che non calza, ma serve molto a capire, in Germania se voi la polizia o qualche ufficio statale vi fa una multa, praticamente la multa vi arriva a casa. Voi non pagate la multa una volta, due volte, tre volte, arriva la polizia a casa e se non avete soldi vi porta in galera. Capite la differenza? Se praticamente in casa vostra non trova nessuno, cominciano a cercarvi ininterrottamente. La polizia, i poliziotti. Capite che tutte queste cose vanno a rendere la società tedesca, o meglio le regole che vanno a riversarsi sulla società tedesca, queste regole qui sono molto stringenti, no? Quindi viene scoraggiata da un certo punto di vista la criminalità, vengono scoraggiate le persone che praticamente vivono così alla giornata, magari facendo piccoli reati, andando avanti così, un reato oggi, un reato domani, poi magari ti beccano, il giudice non ha il diritto di restare in Italia, il giudice ti rilascia e la sentenza di espulsione o comunque l'espulsione non viene applicata e tu continui a fare reati. Questa cosa qua in Germania semplicemente non esiste. In generale la polizia è più efficiente, in generale le regole sono più stringenti. Qua abbiamo un locale indiano. Ma è bello che io poi non so dove c'è la mia macchina. Vabbè. Altra cosa. Allora, va detto che i tedeschi, in generale, se si parla di legalità, tre quarti della popolazione sono ancora tedeschi, i tedeschi in generale, amiche ed amici, sono, rispetto agli italiani, bisogna dire la verità, sono più anche, anche per quel che riguarda il loro DNA, il loro modo di fare, la loro cultura morale, sono più avvezzi a rispettare le regole. Mentre invece magari gli italiani sono un po' più omertosi, un po' più ma sì, lascia stare, ma sì, si può fare lo stesso. No, il tedesco invece è una persona che tende di più a rispettare le regole, no? Forse anche perché ha paura di conseguenze che ovviamente qua ci sono ed è giusto che ci siano, in Italia non ci sono. Le maglie sono larghe. Voi dovete pensare che io una volta, per esempio, quando arrivai qua molto tempo fa, giravo con un gruppo di universitari, ragazzi giovani, io avevo 24 anni, loro ne avevano qualcuno di meno addirittura. Miracolo che giro con ragazzi più giovani, è successo. E io mi univo a loro e ogni tanto facevamo una specie di gioco, una trasgressione loro, era di salire su un tram senza biglietto e di fare una o due fermate, così, come cosa che è trasgressiva, no? Una o due fermate e poi dopo di correre giù. Proprio così, giusto per il gusto di trasgredire. Pensate un po' la loro idea di trasgressione, molte volte, qual è? Soprattutto in un land come la Baviera, ma anche il Baden-Württemberg, c'è una legalità molto diffusa, no? E per quel che riguarda la sera girare indisturbati, nonostante gli ultimi sviluppi, nonostante che qua la situazione stia un po' cambiando in Germania, ma anche lì, signore e signori,
normalmente, cioè la sera, giri indisturbato. A parte magari qualche quartiere di Berlino, ma più che altro qualche via di Berlino, che ha un brutto nome, questa via per brutta reputazione, però non... qua normalmente non ti caga nessuno. Non ti caga nessuno. Questo è, amiche ed amici, questo è uno dei lati belli del vivere in Germania, nel senso che qua è pericoloso, qua è pericoloso. Un'altra cosa riguardo alla legalità, e vi spiego in questo modo come fa a esserci così una legalità più diffusa rispetto all'Italia, ovvero un più alto rispetto delle regole rispetto all'Italia. Una delle altre cause è proprio culturale, ovvero voi dovete sapere che il tedesco normalmente è una persona, si dice, no, si fa la battuta ogni tanto, qua sono tutti poliziotti. Nel senso, il tedesco, quando appena annusa che, o vede, no? Annusa per modo di dire, o vede che c'è una situazione che non va bene, c'è una persona che ha fatto una cavolata, ma anche la vecchietta tedesca alla finestra, questi qui sono subito pronti a chiamare la polizia. Mentre invece in Italia la situazione è un po' più omertosa in generale, no? È un po' più così, sul chi va là, su non ho visto niente, non è affare mio. Avete visto per esempio i video che avevo fatto, non so se vi ricordate, gli ultimi video che ho fatto, qualcuno, ah qua stiamo andando verso la mia macchina. Allora lo sapevi dov'era? Che negli ultimi video che ho fatto c'è qualcuno che da dietro, che l'ho beccato più di una volta, che mi faceva il video a sua volta perché non si fidavano, dicevano ma chi è questo qui che ci fa il video? Capito, no? Sono molto così, molto sospettosi, no? E soprattutto quando vedono che c'è un illecito per strada, per esempio, così, subito chiamano la polizia. Quindi, questo qui è moltiplicato per milioni di persone. Amiche ed amici, è innegabile, anche se adesso sono in un posto di certo dove non è consigliabile andare, ripeto, questo è, qua siamo dalla parte dietro della stazione, faccio vedere per esempio un po' di degrado, questi qua sono tutti i rifiuti, lasciati così, plastica, tendoni. Vi faccio vedere un altro angolo non molto bello. Questo è, vi ripeto, normalmente, ve lo dico, normalmente tutto ciò è un'eccezione, ma Francoforte fa eccezione. Ecco, per questi motivi molti italiani praticamente non solo c'è il problema del lavoro in Italia, ma comincia a esserci anche un gran problema di sicurezza, no? Quindi magari molti italiani sul fatto del lavoro avrebbero provato a stringere i denti, però magari su certe situazioni dove c'era sempre un rischio magari per i figli o per la fidanzata o la moglie, molti hanno detto no, basta, e se ne sono andati, e per esempio chi è venuto qua nel 90% dei casi ha visto sicuramente un grande cambiamento. Vi faccio vedere un'altra situazione qua. Qua abbiamo per esempio un condominio. Quindi uno dei lati belli del vivere in Germania sicuramente è la sicurezza. Se ne parla tanto ultimamente in Italia, le misure che ha adottato il governo sembrano quasi nulle, l'unica cosa un po' buona secondo me di questo DDL sicurezza del governo Meloni è il fatto, sono le normative riguardo a chi occupa abusivamente la casa, che è una cosa veramente odiosa per chi, soprattutto per chi va ad affittare una casa. E c'è da dire che in generale i politici tedeschi, chi forma i governi qua in Germania, sono persone che rispetto
ai governi italiani, sono persone che, il pesce puzza dalla testa in Italia, sono persone, i politici tedeschi, che rispetto a quelli italiani guardano molto di più alla nazione, cioè cercano di più di fare gli interessi della nazione. E in Italia questo per me non succede, questo succede molto di meno. I politici italiani sono molto più influenzabili, ci sono molte più zone d'ombra rispetto a quelle che ci sono in Italia, e i cittadini italiani si sentono più soli. Io vi dico che tutte queste cose che vi ho raccontato praticamente vanno a disincentivare un certo tipo di vita che molte persone purtroppo in Italia fanno, italiani e non, ovvero delinquere, andare avanti alla giornata, fare la malavita, insomma, no? Un'altra cosa, qua in Germania il lavoro c'è, praticamente c'è per tutti. In Italia il lavoro non c'è per tutti e molti andrebbero anche a lavorare, il lavoro sarebbe anche, solo che è pagato così poco che molti non, molte persone proprio non si rassegnano, non ce la fanno. Per quel che riguarda i fatti di Roma e della metropolitana, qua non succederebbe, amiche ed amici, perché vi ho già detto, qua c'è un grande livello di efficienza della polizia, perlomeno riguardo a quello che loro qua devono affrontare. Una situazione del genere, che se succedesse qua e fosse risaputa, il giorno dopo ci sarebbero 20 o 30 poliziotti fissi in ogni posto, nelle metro dove dovesse succedere una cosa del genere come quello che succede a Roma. Ci si sente più protetti. Quando si chiama la polizia arriva, e anche a volte per dei minimi fatti arrivano 2, 3, 4 pattuglie, 4 macchine. E chi fa una cavolata qua rischia e ha paura, ok? Ultima cosa, ricordatevi, non solo qua per una multa non pagata si può andare in galera, ma qua anche per un pugno in faccia si possono avere grandi problemi. Ovvero, chi riceve il pugno chiama la polizia e poi va dall'avvocato, prima di essere andato dall'avvocato è andato all'ospedale, e voi che avete dato questo pugno rischiate molto. Per assurdo rischia molto anche una persona che, in un diverbio, mentre si va in auto, una persona che fa il dito medio a un'altra persona. Voi non avete un'idea delle cose che succedono qua. Il problema è che tutto questo un po' sta cambiando. Sembra che stia cambiando in peggio, sembra che tutto questo si stia dissolvendo e cominciano ad esserci molte zone d'ombra anche qua tra la popolazione in Germania. Spero di essere stato esaustivo su questo tema, ci sarebbe molto altro da dire, però le cose più importanti mi sembra di averle dette, amiche ed amici. Sì, io non ho figli, ma vi dico che in certe situazioni, in certe città, in Italia, ci sarebbe un po' di paura a mandare i figli, a lasciarli da soli, così, anche per le influenze varie negative che ci possono essere, che ci sono molto più, in modo più rilevante purtroppo in Italia rispetto al centro e nord Europa. Questo lo posso capire bene e è triste. Speriamo che le cose cambino, ma non si sa come. Sembra che peggiori sempre solo in Italia. Vi lascio con questa immagine.